Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, davvero dobbiamo cantare al Signore un canto nuovo perché ha compiuto meraviglie. Ha compiuto meraviglie inaudite e le ha compiute anzitutto nella Beata Vergine Maria. Grandi cose ha fatto in me e per me l'Onnipotente, e attraverso di lei grandi cose ha fatto per noi, per tutti noi. Oggi festeggiamo la solennità dell'Immacolata Concezione della Vergine Maria, solennità che si intona, direi, alla perfezione con il tempo di Avvento che stiamo celebrando, il tempo di preparazione alla venuta del Signore. Perché? Perché è più che mai giusto incastonare il ricordo, la memoria della meraviglia dell'Immacolata Concezione, cioè della Vergine Maria esente da ogni macchia originale, proprio in questo tempo nel quale è lei colei che più di ogni altra attende il Redentore, più di ogni altra creatura, perché è lei la prima che lo ha atteso, è lei l'unica che lo attendeva insieme a San Giuseppe nella prima venuta, nella sua prima venuta. E il tempo di Avvento è un tempo davvero mariano. Peraltro la stessa promessa del Salvatore, cioè di colui che ci prepariamo ad accogliere, di colui che sta per venire, è congiunta in un modo singolare, anzi inclusa nella stessa promessa di lei. Abbiamo ascoltato nel libro della Genesi, poco dopo la disgrazia della disobbedienza dei nostri progenitori, il Signore domanda loro: che hai fatto? E poi fa questo vaticinio bellissimo, il protovangelo lo chiamano, perché è il primo buon annuncio di tutta la Sacra Scrittura, il primo buon annuncio, cioè nella maledizione che il Signore dà al serpente. Dice: «Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe». Chi è la donna? Questa donna di cui parla il Signore è proprio lei, è l'Immacolata, la cui stirpe, Gesù, sarà vittorioso, ma in realtà Dio è già vittorioso in lei sul demonio. Perché? Proprio perché è Immacolata. Proprio perché su di lei la legge universale del peccato originale, che colpisce tutti gli esseri umani che vengono nel mondo,
è stata sospesa. Badate, non è stato tolto il peccato a Maria. No, non è stata curata, guarita, è stata preservata. Anzi, oserei dire, è stata presalvata, cioè è stata salvata in anticipo per i meriti di colui che da lei avrebbe preso carne mortale. Lei è veramente il benedetto albero, fiorito, come direbbe San Bernardo di Chiaravalle, dalla radice di Jesse, il cui frutto è veramente frutto della vita, perché il suo frutto è il verbo divino, il verbo della vita, è la vita stessa, colui che dice di se stesso: io sono la via, la verità e la vita, è il frutto di lei. E allora, dinanzi a un albero della conoscenza del bene e del male, che più che conoscenza di bene e di male ha portato la morte ai nostri progenitori, ecco che si erge l'albero della vita, il vero albero della vita. E lei è l'Immacolata, che doveva dare la vita, appunto, umana a colui che in se stesso è la vita. Vedete, ancora San Bernardo di Chiaravalle dice, rivolgendosi alla Madonna: tu hai fatto il tuo ingresso nel mondo quale fulgidissima aurora, poiché con la luce della tua santità hai preceduto lo splendore del vero sole. Tu sei la beata aurora annunziatrice del fortunato giorno della salvezza. Ecco perché è sommamente opportuno festeggiarne questa prerogativa unica, inaudita, proprio quando stiamo attendendo che sorga il sole di giustizia, nostro Signore Gesù Cristo, che viene nel mondo vera luce per illuminare tutti gli uomini, tutti. Una luce che Egli ha dato in anticipo a lei. Cosa dice il dogma, perché è un dogma, dell'Immacolata Concezione? Dice il Papa Pio IX: la Beatissima Vergine Maria, nel primo istante della sua concezione, per singolare grazia e privilegio di Dio Onnipotente, in vista dei meriti di Gesù Cristo, Salvatore del genere umano, è stata preservata immune da ogni macchia di peccato originale. Preservata, quindi non liberata, non guarita, ma preservata. Nel momento stesso in cui lei entrava nel mondo, aveva già quella caratteristica per la quale e con la quale viene salutata dall'angelo. L'angelo non le dice Ave Maria, come diciamo noi. L'angelo le dice Ave Maria, Ave piena di grazia, rallegrati piena di grazia. Lei è la piena di grazia per antonomasia. È la sua caratteristica costitutiva quella di essere piena di grazia. Ma che cos'è la grazia? La grazia è la partecipazione alla vita divina. La grazia è la capacità che un'anima ha di essere inabitata da Dio. E lei, ancora prima che Dio venisse a vivere corporalmente nel suo grembo, perché questo accade all'Annunciazione, lei è già la piena di grazia. E peraltro l'angelo la saluta: il Signore è con te. E come potrebbe non essere con lei il Signore, dal momento che lei è piena di santità, piena di grazia? E questo è il carattere positivo dell'Immacolata Concezione. Immacolata Concezione ci dice che non c'è il peccato, è qualcosa di negativo. La pienezza di grazia ci dice qualcosa di positivo. Non solo non c'è il peccato, ma c'è una santità tale e tanta che la santità iniziale della Santa Vergine è maggiore della santità consumata di tutti i santi, di tutti gli angeli, di tutti i tempi messi insieme. Cioè, il vertice di meraviglie, di bellezza, di grazia che il Signore ha posto e fatto in lei non ha paragone, non può essere paragonato a null'altra cosa sotto il cielo creato. E questo lo dice proprio la bolla di proclamazione dogmatica, di definizione dogmatica che abbiamo citato poc'anzi. Cioè, prima di arrivare alla definizione, dice proprio il Papa Beato Pio IX che le grazie e le benedizioni e le meraviglie che il Signore ha compiuto e posto in lei nessuna mente creata può comprendere, ma solo Dio.
Solo Dio può comprendere la grandezza, la meraviglia, le perfezioni che sono in lei. Questo è l'Immacolata Concezione. Non è solo assenza di peccato, ma è pienezza di ogni grazia e dono divino. È prossimità a Dio, perché non c'è una creatura sotto il cielo che sia prossima a Dio come lo è lei, perché è stata fatta per questo. Dio l'ha creata, l'ha pensata, l'ha voluta per sé, perché le fosse figlia immacolata, perché le fosse madre, perché le fosse sposa. Ha un rapporto unico con la Santissima Trinità, prossima a Dio. Per questo le sue perfezioni, che sono tutte dono di Dio e tutte date per volontà di Dio, sono incomprensibili per le nostre poveri menti. Allora, cari fratelli e sorelle, questo ha qualche risvolto pratico. Primo, lei non è Dio, non è Dio, però è la madre di Dio, è la sposa di Dio. E io voglio vedere chi osa, chi oserebbe, chi può osare, purtroppo ce ne sono tanti, dire qualcosa di poco onorevole nei suoi confronti. No? Che se qualcuno parlasse male della nostra mamma, quanto ci arrabbieremmo. Ecco, bene, lei è la mamma di Dio. Lei è la mamma di Dio. E non abbiamo paura ad amarla, onorarla, glorificarla al massimo che possiamo. Perché? Perché per quanto ci possiamo sforzare di amarla, onorarla e glorificarla, non la ameremo, glorificheremo e onoreremo mai tanto quanto la onora, l'ha onorata e la onorerà nei secoli e in eterno suo Padre, suo Figlio, suo Sposo, Dio, Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. L'eccellenza della creatura umana. Secondo, la Vergine è veramente lo specchio di ogni perfezione umana, uno specchio nel quale tutti noi dobbiamo rifletterci. È chiaro che riflettendoci in lei vediamo le nostre deficienze, vediamo le nostre mancanze, vediamo le nostre povertà, perché se in lei c'è perfezione, se in lei c'è assenza di ogni concupiscenza disordinata o di ogni fomite del peccato, che cosa sono la concupiscenza disordinata e il fomite del peccato? Sono quelle eredità che ci portiamo tutti noi, nonostante abbiamo il peccato originale cancellato, ma quell'eredità per la quale siamo tutti inclini al male. È più facile fare il male che fare il bene. Abbiamo quasi un'attrazione interiore che ci spinge verso la ricerca di ciò che sappiamo essere male. E questo non soltanto noi, no? San Paolo nella lettera ai Romani lo stigmatizza così bene. Nelle mie membra, dice, vedo un'altra legge che muove guerra alla legge della mia mente, mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Sono uno sventurato, chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Bene, questa sorte che tutti noi condividiamo insieme a San Paolo, lei non sa cos'è. Proprio perché il peccato in lei non c'è mai stato. E allora mettiamoci sotto il suo manto immacolato, perché non c'è niente che ripugni al male, al demonio, al peccato, tanto quanto la presenza della Santa Vergine. Facciamola entrare nelle nostre vite, invochiamola spesso, chiediamole consiglio, preghiamola di frequente. Perché se rimaniamo sotto il suo manto, se non lasceremo la sua mano che ella non fa altro che tenderci per condurci a suo Figlio, infallibilmente vinceremo di tutti i nostri vizi, di tutti i nostri peccati, di tutti i demoni dell'inferno, i quali fuggono a un solo sguardo della Santa Vergine. Basta uno sguardo di lei per mettere in fuga tutte le tenebre. Perché? Perché il demonio, il male, l'inferno, che cos'è? È l'assenza di Dio. Può essere assente Dio lì dove è presente colei che è piena di grazia, colei che è tutta grazia, colei che è il trono della grazia? Allora andiamo, cari fratelli e sorelle, con fiducia al trono della grazia, che è lei,
Dio l'ha voluta rendere meravigliosa e l'ha voluta fare dispensatrice di tutte le grazie nel mondo. L'ha voluto Lui, l'ha stabilito Lui. Grandi cose ha fatto in lei l'Onnipotente e ancora più grandi fa per mezzo di lei. Ricorriamo a lei, invochiamo lei, preghiamo lei e staremo sicuri che ci condurrà infallibilmente al suo Figlio, che con il suo sposo e il suo Padre vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. Siano lodati Gesù e Maria.